Da una conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio ci si aspetterebbe un messaggio di grande speranza per il futuro, per i giovani e anche un bilancio responsabile di quello che è stato l'anno politico. Ma oggi Berlusconi ci ha dato un'altra perla della sua saggezza istituzionale con una conferenza stampa senza canovaccio, lanciando offendenti a destra e a sinistra. Non ha preso atto del malessere che c'è tra i giovani. La riforma dell'università è un passo in avanti, forse troppo timido rispetto a quello che si poteva fare, ma non possiamo far finta di non vedere il malessere, il disagio che c'è tra i giovani. I giovani che appartengono ad una generazione di truffati, truffati dalle generazioni precedenti che hanno costruito un debito pubblico enorme nel nostro paese e che lo stanno scaricando sulle loro spalle, sul loro welfare, sulla loro pensione, sulla stabilità del loro posto di lavoro. E allora la politica deve rimboccarsi le maniche, ascoltare i giovani, deve dar vita ad un grande patto intergenerazionale in cui le generazioni precedenti fanno qualche sacrificio in più per dare qualche speranza alle generazioni successive. Poi Berlusconi ci ha anche spiegato che i magistrati sono politicizzati e che all'interno c'è un'associazione addirittura eversiva. Mi chiedo perché il capo del governo non denuncia direttamente alle autorità competenti l'esistenza di una organizzazione addirittura eversiva. E ha anche detto che la riforma della giustizia, adesso che Fini non è in maggioranza, sarà più facile. Quindi questa è l'ennesima prova che abbiamo fatto bene ad evitare che si desse vita a leggi sulla giustizia che fossero ad personam, mentre sono utili riforme nel settore giudiziario che servono a tutti i cittadini, soprattutto a quelle che sono vittime della lentezza dei processi, in particolare in sede civile. Quanti sono i cittadini che aspettano giustizia per un torto subito e non riescono ad ottenerla? Poi ci ha detto Berlusconi che i rifiuti in piazza a Napoli sono frutto di un complotto politico. Credo che questa sia un'offesa nei confronti di chi soffre vedendo le immagini di una delle città più belle del mondo con dei cumuli di rifiuti. Io non penso che la responsabilità sia del governo né tantomeno di Silvio Berlusconi in persona. Non bisogna adesso interrogarsi sulle responsabilità e le persone da accusare. Bisogna togliere i rifiuti dalla strada. Sono 20 giorni che Berlusconi dice che fra 3 giorni sarà tutto risolto, lo faccia, lo risolva e poi ci spiegherà anche lì se ha delle prove sul complotto politico. Anche sull'Abruzzo, la ricostruzione è perfetta, tutto risolto. Quasi quasi ci viene detto che i monumenti dell'Aquila sono stati già rimessi a posto. Non è così, diciamo la verità ai cittadini aquilani, diciamo che ci vuole molto tempo e ci vogliono molti soldi per recuperare il centro storico di quella bellissima città. Infine, non poteva mancare un attacco a Gianfranco Fini. Ha scoperto Berlusconi che Gianfranco Fini non è super partes, perché per lui forse essere super partes significa piegarsi, come accade con il Presidente del Senato, alle volontà del Presidente del Consiglio. Ecco, io credo che prima di giudicare i comportamenti di Gianfranco Fini, Presidente della Camera, Berlusconi farebbe bene a vedersi e rivedersi, magari per decine di volte, quella scena isterica di Rosi Mauro che presiedeva il Senato l'altro giorno, comportando una bruttissima figura alle istituzioni. Quelli sono comportamenti che non sono super partes. A Fini che cosa gli si imputa? Di aver ricevuto nell'appartamento privato di Presidente della Camera un deputato autorevole e importante come Paolo Guzzanti? Beh, meglio ricevere Guzzanti nell'appartamento privato da Presidente della Camera che ricevere altre persone che gli italiani sanno nell'appartamento privato del Presidente del Consiglio. Credo che sia molto più super partes e dignitoso il comportamento di Fini rispetto ad altri comportamenti. Credo quindi che dopo questo bilancio di fine anno fatto da Berlusconi nella conferenza stampa possiamo essere confortati della bontà della scelta che abbiamo fatto, la scelta di tagliare un cordone ombelicale dopo tanti anni di convivenza politica per dar vita a qualcosa di nuovo, ad un partito come Futuro e Libertà che sta dando delle splendide soddisfazioni sul territorio, con partecipazione di molta gente, iscrizione di molti giovani e che si appresta ad andare verso il congresso costituente dell'11, 12 e 13 febbraio a Milano. Ma soprattutto il lavoro che stiamo svolgendo insieme con gli amici dell'UDC, dell'API, dell'MPA, dei Liberal Democratici, a personaggi eccellenti della politica come l'Amalfa, Guzzanti, a tanti altri, per costruire una nuova area politica, una nuova coalizione, un nuovo polo che sia davvero il polo di riferimento di chi vuole innovare, modernizzare, cambiare l'Italia e che possa lanciare l'OPA su quell'elettorato moderato che, dopo aver ascoltato queste ennesime
recentissima campagna sopra le righe di Berlusconi tenuta nella conferenza stampa di fine anno, probabilmente sarà già alla ricerca di altri lidi elettorali.